Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano oggi le review di Mutaforma e dopo aver visto Messi, Son e Atal, oggi andiamo a vedere altri tre giocatori super interessanti. In particolare sto parlando di Kalulu, di Mukiele e di Spinazzola, che quindi rimpolpano un po' una Serie A che già era super interessante quest'anno. Partiamo proprio dal difensore centrale del Milan, che come potete vedere qui è ottimo sia per quanto riguarda gli interventi dentro l'area di rigore ma anche fuori. Infatti con l'L2 praticamente si teletrasporta ed è sempre super preciso. Per quanto riguarda Mukiele invece fa valere la sua fisicità, come potete vedere da queste giocate, praticamente sposta chiunque e un po' come Kalulu è ottimo sia per quanto riguarda le entrate in area ma anche per pressare alto. In particolar modo queste scivolate sono proprio il suo pane quotidiano, guardate qua come si allunga benissimo e recupera sempre il pallone con questi interventi che sono veramente precisi. Spinazzola io l'ho giocato sia mediano, come avete visto qui in questa giocata con quest'ottimo recupero, ma anche da esterno nel 3-5-2, dove si apprezzano tutte le sue qualità sia in fase di impostazione che in fase di recupero. Guardate qua in particolare dentro l'area di rigore si muove veramente bene e per poco non arriva anche ad una conclusione. Preciso anche con il raddoppio, quindi onestamente è un ottimo giocatore qualità prezzo che vi potete spendere in vari posti, un po' il jolly alla Tal della Serie A. Allora ragazzi, dopo aver provato questi altri tre giocatori direi di partire da Mukiele e come potete vedere giocato veramente tanto, 34 partite, per capire se effettivamente ci trovassimo davanti a un buon giocatore o l'ennesima sola. E vi posso dire che mi ha stupito veramente tanto in positivo, perché innanzitutto per 140.000 crediti vi portate a casa un difensore francese che è tremendamente ibridabile. 1,87 m, bel body type spesso, quindi in difesa si fa sentire veramente tanto. E per quanto riguarda le sue statistiche abbiamo accelerazione 90 e velocità scatto 95 che gli permettono di stare dietro praticamente a tutti quanti gli attaccanti usciti anche nell'ultimo periodo TOTS. Questo qua si francobolla e non è che si fa superare in velocità. Ha anche dei buoni passaggi quando si tratta di dover ripartire, con l'L2 scivola benissimo e infatti questo lo vediamo dall'82 di agilità e dal 91 di reattività, quindi vuol dire che quando becchiamo un avversario che si muove bene con l'analogico lui riesce perfettamente a coprire quelli che sono i movimenti degli avversari. Intercettazioni 93, lettura difensiva 92, fa tanti interventi automatici, ma questa sua rapidità dei movimenti con l'L2 vi permette anche di poterlo utilizzare per uscire un po' più alto, per fare un po' di pressione all'avversario, quindi è molto versatile. Forza 94, aggressività 94, scivolata 92, un'altra cosa super di questo giocatore perché quando si butta e scivolata praticamente sembra a 6 metri, si allunga, arpiona il pallone e riparte come un pescatore d'altri tempi con col suo spuntone. Quindi mi è piaciuto veramente veramente tanto e ve lo consiglio, soprattutto in Bundesliga secondo me va a occupare i primi posti nella gerarchia dei difensori centrali. Stile intesa ovviamente, ombra, e gli do un bel 8,5 dai a sto Mukiele, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Passiamo invece a un altro giocatore super hypato che è il buon Kalulu. Giocatore del Milan, anche lui francese, quindi facile da ibridare, 1,84 m, quindi leggermente più basso di Mukiele, anche con lui 34 partite, quindi provato veramente a lungo. Un giocatore che mi ha sorpreso perché di solito queste carte che ricevono boost da versioni base molto più scarse della carta finale ogni tanto sono un po' delle trappole, invece questo qua è un ottimo giocatore, anche lui molto veloce, anche lui degli ottimi passaggi, anche lui con l'L2 è un demonio, in particolare ancora di più di Mukiele perché ha 90 di agilità e 85 di reattività che per un difensore non sono dei parametri proprio scontati, anzi. Forza 90, aggressività 96, intercettazione 91, lettura 93, scivolata 94. Un po' le stesse cose dette per Mukiele, perché anche lui è dotato di grandi interventi automatici, tanti autoblock dentro l'area di rigore, il raddoppio esce molto bene. Quando si tratta di dover andare però anche con l'L2 in maniera manuale, assolutamente questo Kalulu fa la differenza rispetto a tanti difensori. Con la scivolata anche lui sembra che guadagna centimetri e recupera dei palloni in maniera impeccabile. Diciamo che entrambi secondo me si insidiano in una eventuale top 10 dei difensori centrali arrivati ormai a questo punto del gioco, che vi porterò prossimamente sul canale, lo vedrete
mentre sarò a Roma penso che vi registro un po' di video che vi faccio uscire. Quindi a lui invece do un 8 e mezzo, dai, un pochino in più, anche perché pensando a un eventuale triangolo Teo che sì, in porta Maignan, questo è ancora più ibridabile e mi ha stupito veramente tanto. Chiudiamo con Spinazzola, 1,86 m per lui, 5 di skill e 4 di debole, 17 partite, 3 assist. Giocato in due ruoli, mediano davanti alla difesa e da esterno nel 3-5-2. Vi posso dire che ovviamente quel 99 di agilità, di accelerazione e di velocità non è il 99 di un Mané per dirvi, eccetera, quindi non vi aspettate un fulmine di guerra, però è molto veloce, ha un ottimo speed boost, ha degli ottimi passaggi, con l'L2 si muove bene, ottima agilità, ottima reattività. Anche l'aggressività per attaccarsi agli avversari non è niente male, forza 85. Quello che però mi ha impressionato di più è appunto la sua capacità di poter fare benissimo entrambe le fasi, motivo per il quale il ruolo che io consiglio su sto Spinazzola è proprio l'esterno nel 3-5-2, dove lo sfruttate sia in zona pericolosa sia poi in fase di ripiegamento come se fosse un terzino. Per carità, anche da mediano mi è piaciuto, però mi sembra che da mediano, nonostante le ottime statistiche, forse per via del work rate alto normale, alle volte fosse un po' indolente, non gliene fregasse tanto, se non lo andavate a selezionare era poco sul pezzo, a differenza di altri giocatori che invece attualmente sono molto molto più presenti anche in CPU. Quindi a Spinazzola, se giocato nel 3-5-2, gli do un 8,5 perché è veramente il suo ruolo ideale. Da mediano forse più un 7,5, perché se non siete abituati a stare continuamente dietro a selezionare il giocatore, magari potrebbe darvi un po' fastidio. Anche per questo video è tutto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto voi se avete provato uno di questi giocatori. In descrizione vi ricordo la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Liberoschi, ciao!